Caro Don Pasquale, i vari incarichi del tuo ministero di assistente spirituale dei giovani e degli studenti di Azione Cattolica e responsabile del servizio diocesano di pastorale giovanile ti portano a un continuo confronto con i giovani e ad avere un'attenzione particolare per le loro esigenze, i loro problemi, le loro aspirazioni. Ma tu, come ogni sacerdote e soprattutto per il tuo ruolo di parroco, sei chiamato quotidianamente ad incontrare, anche e soprattutto, quelli che vivono immersi in un contesto sociale mondano, sempre più lontano da Dio. Siamo tutti consapevoli di vivere in un tempo e in un contesto nei quali esprimere la fede, soprattutto per le nuove generazioni, diventa sempre più difficile. Per questo vogliamo volgere lo sguardo verso la Vergine Maria per ottenere, attraverso la sua intercessione, la forza e il coraggio necessari per essere coerenti con la nostra adesione a Cristo. Con lei desideriamo alzarci e prendere velocità nelle nostre vite, come ci chiede in questo momento storico Papa Francesco, che ci ha convocati a Lisbona. Con lei desideriamo farci carico di questo mondo con tutte le sue lentezze, le sue paure, le sue contraddizioni e con la forza dello Spirito Santo che Gesù di Nazaret, morto e risorto, ha donato alla sua Chiesa. Sperimentare di essere la vera giovinezza che il mondo attende, non semplicemente per motivi anagrafici, ma per la capacità di sognare e di donare la vita per un mondo migliore. Proprio quello che ha vissuto il giovane Francesco Forgione, di cui oggi ricorre il 136° anniversario del battesimo, oggi conosciuto in tutto il mondo come San Pio da Pietrelcina. Quindi ora, anche noi, a nome di tutti i giovani della nostra Chiesa locale, rivolgiamo la comune preghiera alla Beata Vergine delle Grazie, come atto introduttivo alla recita del Santo Rosario. Invito tutti a recitare con me la supplica a Maria Santissima delle Grazie. Gioisci, piena di grazia, il Signore è con te. Tu che per l'annuncio dell'angelo hai generato il tuo Creatore e Signore, sei diventato sentiero umile e prezioso che conduce al tuo Figlio Gesù. In te tutte le generazioni si diranno felici perché hanno visto la via che conduce alla vera gioia. Indicaci la via, Maria, cammina accanto ai nostri giovani perché riscoprano in Gesù la strada della vera pienezza. Alzati piena di grazia e corri verso di noi. Tu che non hai considerato un tesoro geloso il Creatore e Signore che portavi nel grembo, sei divenuta messaggera di pace che attendiamo nel tuo Figlio Gesù. Benedetto il frutto del tuo grembo venuto ad abitare in mezzo a noi. In lui troviamo casa, con Lui ritroviamo il senso. Vieni a dimorare nei nostri cuori, Maria. Mostrati madre per i nostri giovani, perché riassaporino in Gesù la casa della vera amicizia. Corri in fretta, Maria, il nostro cuore ti attende. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta tra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.